Oggi realizzeremo dei bignè con la nostra farina in fibra tipo 1 W210, farina 100% grani italiani. Procediamo ora alla realizzazione del polentino. In una pentola andiamo a versare i liquidi. Nella nostra ricetta sono previsti acqua e latte. Inseriamo il sale, lo zucchero e il burro. Il burro può essere stemperato a temperatura ambiente o, se freddo da frigo, è consigliabile tagliarlo a pezzi. Accendiamo la piastra alla massima potenza e portiamo a bollore i liquidi. Dobbiamo fare in modo che il burro si sciolga completamente prima che si raggiunga il bollore. Questo perché se manteniamo troppo il composto a una temperatura, se facciamo bollire troppo il composto, rischiamo di far evaporare troppo i liquidi e poi dovremo compensare a fine ricetta aumentando la quantità di uova. Se per caso il burro non dovesse essere ancora sciolto e il liquido comincia a bollire, consiglio di togliere la pentola dal fuoco, dalla piastra, continuare a mescolare fino a completo scioglimento del burro, poi riportarla nuovamente sulla piastra e far raggiungere nuovamente il bollore. Quando il composto raggiunge il bollore, togliamo dalla piastra e versiamo in un sol colpo la farina. Misceliamo. Quando la farina ha completamente assorbito i liquidi, riportiamo sulla piastra e lasciamo per qualche minuto fino a completo per avere un'ottimale formazione dei gel. Volendo ci si può aiutare con un termometro, facciamo raggiungere al composto una temperatura di 80-85 gradi, oppure semplicemente visivamente continuiamo a mescolare fino a quando il composto si staccherà completamente dalle pareti e si comincerà a sentire un leggero sfrigolio. A questo punto portiamo il nostro composto in planetaria. Versiamo il nostro composto in planetaria. E con l'aiuto della foglia facciamo perdere un po' di gradi al composto. Questo perché adesso andremo ad inserire le uova e dobbiamo cercare di far abbassare la temperatura del composto più o meno sui 65-60 gradi per evitare che l'uovo coagoli. Una volta che il composto ha raggiunto una temperatura più o meno tra i 65 e i 60 gradi, procediamo con l'inserimento delle uova. Abbassiamo la velocità della planetaria e inseriamo inizialmente quasi la metà delle uova previste in ricetta. Aumentiamo la velocità della planetaria e aspettiamo che il composto assorba le uova. L'uovo è stato assorbito dall'impasto, adesso procediamo all'inserimento della parte rimanente dell'uovo in più riprese fino a completo esaurimento. Abbiamo terminato l'impasto. Adesso andiamo a verificare la consistenza della choux. L'impasto deve essere leggermente colante e deve formare un triangolo regolare. Adesso inseriamo il composto in sac à poche e andiamo a dressare in teglia.
Completiamo i nostri bignè con l'inserimento di un craquelin che trovate in ricetta e successivamente andremo in forno a 165 gradi per 4 minuti. Successivamente apriremo la valvola e completeremo la cottura a 150 gradi. Abbiamo cotto e fatto raffreddare i nostri bignè. Li abbiamo tagliati e adesso li andremo a farcire con una crema al cioccolato e una mousse al cioccolato. Dopo aver aggiunto una granella di nocciole e chiuso il nostro bignè, il dolce ora è completo.